Stamattina abbiamo cominciato a fare la protesta contro il Consiglio Comunale, gli assessori e il sindaco stesso, perché qui sono 12 anni che ci sentiamo raccontare solo storielle, tante promesse e niente di fatto. Siamo stanchi, vogliamo adesso la realizzazione dei fatti. Sono 12 anni che aspettiamo la rotatoria, una volta una scusa, una volta un'altra, adesso vengono a dire che non la faranno più perché bisogna farla nella nuova area Eboli che deve essere sviluppata. Ci avevano promesso di sistemare questa zona davanti alla chiesa che è un monumento, niente, abbiamo il pollaio, lo chiamiamo noi. Ci avevano promesso un anno fa la pulizia delle strade una volta al mese, la pulizia dei lampioni. Allora, sono arrivati i vigili urbani in questo momento, tra l'altro stamani alcuni dipendenti comunali sono stati inviati per togliere i cartelli, no? Esatto, ci impediscono anche di protestare, si va anche contro la Costituzione. Vabbè, non finisce qui comunque, noi non finiamo la protesta, andremo in Consiglio Comunale, abbiamo intenzione di giocare tutte le carte perché siamo veramente stanchi. Vorrebbero impedirci di manifestare, sono venuti anche del Comune, però fortunatamente hanno accolto la nostra protesta e perché hanno detto va bene, aspettiamo un attimo chi può arrivare per vedere un attimo come possono rispondere a questa nostra protesta. Noi non abbiamo chiesto grandissime cose perché l'ultima nostra riunione con Dringoli, alla fine lui aveva promesso che ci avrebbe pulito i lampioni e avrebbe messo delle P per poter parcheggiare per i clienti, per cui cose proprio da nulla, eppure è passato un anno e anche questo non è stato fatto, per cui insomma non chiediamo la luna, un po' d'attenzione.